dopo che la folla ebbe mangiato, Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca, a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire dalla barca!» E si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il forte vento lo stava impaurendo, cominciò ad affogare, gridando: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Questo brano che abbiamo ascoltato è estremamente interessante e soprattutto ci tocca un po' nel cuore, nell'intimo di ciascuno di noi, perché le paure sono di tutti. E Gesù interviene di fronte a queste paure invitandoci ancora a non avere paura, non abbiate paura. Ripensiamo anche alle parole di San Giovanni Paolo II, che quando iniziava il suo mandato di pastore diceva a tutti: non abbiate paura di aprire le porte a Cristo. Così anche le porte del nostro cuore. Di fronte alle situazioni della vita non dobbiamo temere, perché Dio è sempre con noi. Lui ci tira fuori dalle situazioni più difficili, ci aiuta a superarle. Ecco, questo invito da parte di Gesù deve essere accolto con grande spirito filiale, con grande amore, con grande affidamento. Sia questo l'impegno anche di questa settimana per ciascuno di noi, per vivere nelle circostanze odierne la tranquillità, la serenità, che Dio è sempre con noi, che Dio ci è vicino, che Dio ci aiuta a superare tutte le nostre paure. Buona domenica!